Il regista e direttore artistico Giorgio Ferrara è oggi a Roma all'età di 76 anni. Fonti vicine alla famiglia hanno confermato la notizia alla NSA. Malato da tempo, Ferrara fu ricoverato in un ospedale romano. Nato a Roma il 19 gennaio 1947, fratello maggiore del giornalista e scrittore Giuliano, inizia la sua attività come assistente di Luca Ronconi, per poi passare alla regia con opere anche di Luigi Pirandello, August Strindberg, Carlo Goldoni, Enzo Siciliano, Franca Valeri, Natalia Ginzburg, Cesare Musatti, Corrado Augias, con attori come Valeria Moriconi, Andrea Giordana, Franco Citti, Gato Barbieri, Paolo Bonacelli, Ilaria Occhini, Ugo Pagliai e l'attrice Adriana Asti, poi diventata sua moglie nel 1982, compagna e musa ispiratrice di una vita. Per cinema Ferrara aveva anche diretto Un cuore semplice, vincendo il premio speciale ai David di Donatello 1977 e Nastro d'argento come miglior regista esordiente. Ma anche opere con l'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano. Negli ultimi anni la sua attività di direttore artistico si era intensificata. Dal 2003 al 2007 ha diretto l'Istituto Italiano di Cultura a Parigi e dal 2007 al 2020 il Festival dei Due Mondi a Spoleto. In quest'ultima stagione aveva accettato di far parte del cast dello spettacolo Testimone d'accusa, tratto da un'opera teatrale di Agatha Christie, poi sostituita dal regista Geppi Gleijesis. Nel 2021 viene nominato direttore artistico dello Stabile del Veneto, ruolo dal quale si è dimesso lo scorso aprile.